Borsalino, il cappello degli italiani. Il cappello da uomo più bello e più famoso del mondo è italiano e si chiama Borsalino. Tutti lo conoscono e lo apprezzano. È il cappello preferito dalle stelle del cinema, ma anche dai reali, dai diplomatici e dai politici di tutto il mondo. È il simbolo dello stile e dell'eleganza italiana. La storia del famoso cappello ha inizio quando il suo creatore, Giuseppe Borsalino, all'età di 13 anni, comincia a lavorare in una bottega di Alessandria come apprendista cappellaio. È così piccolo che deve salire in piedi su uno sgabello per raggiungere il bancone del negozio. Ma ha buona volontà e in poco tempo impara tutte le tecniche e i segreti della produzione dei cappelli in feltro che a quel tempo sono fatti interamente a mano. Nel 1850 Giuseppe Borsalino va a Parigi e ottiene il diploma di maestro cappellaio necessario per aprire un suo laboratorio con l'aiuto del fratello. Nel 1857 nasce ad Alessandria l'azienda Borsalino Giuseppe Fratello e comincia a produrre cappelli eleganti e di qualità. Le mani di Borsalino sono considerate le più abili mani di cappellaio mai esistite. Giuseppe ama a tal punto la precisione e il lavoro fatto a mano che insegna personalmente il mestiere agli operai della sua fabbrica. Il piccolo laboratorio di Giuseppe cresce fino a diventare un'industria. Possiede macchine moderne che arrivano dall'Inghilterra, il cuore della rivoluzione industriale, ma una grande parte del lavoro finale viene fatta a mano. A quel tempo tutti indossano un cappello e il successo del Borsalino arriva subito. Il Borsalino è sopra ogni testa, di chi passeggia per strada, di chi va in ufficio, alle feste e agli eventi importanti. Giuseppe Borsalino muore ad Alessandria nel 1900, proprio nell'anno in cui l'azienda vince il premio all'Esposizione Universale di Parigi e il suo cappello diventa famoso in tutto il mondo. A dirigere l'azienda subentra il figlio Teresio, mentre la fama del cappello cresce sempre di più, tanto che nel corso del Novecento indossare un Borsalino saranno decine di registi, attori, scrittori, politici e capi di Stato. Ogni uomo che conta indosserà un borsalino e questo nome diventerà negli anni sinonimo di cappello.